Ma perché? 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 Perché esistono quelli che vogliono fuori Dzeko e puntualmente Dzeko? Firma per il Fenerbahce. Ragazzi, non abbiamo più un attacco per ora. Per ora abbiamo solo un Lautaro Martinez davanti. Perché Edin Dzeko, con i suoi 15 gol a stagione, purtroppo. Firma per il Fenerbahce, un biennale da 4 milioni e mezzo. All'Inter ne prendeva 3, se non ricordo male. 2 anni spettacolari perché, ragazzi, 101 presenze, 31 gol e una quasi 20 assist. Lascia tanto. Lascia tanto, io non capisco. Anche le voci, no? Chiunque viene dopo Dzeko farà bene. Io non sono del tutto convinto perché Dzeko dava esperienza, dava una mano alla squadra, dava una seconda strada per andare all'attacco, ripiegava in difesa, ragazzi, non è da tutti, non è da tutti. E io un altro anno con la maglia nerazzurra lo avrei visto molto bene. Anche perché le parole facevano intendere quello, ma poi la società ha fatto scelte diverse. Sono KO. Ha firmato col Fenerbahce stamattina, ha fatto le visite mediche, ragazzi, è finita. Dopo solo i 2 anni l'era Dzeko Inter è finita. Dzeko ha vinto in 2 anni 4 trofei. Non ha vinto lo scudetto, non avrà vinto la Champions League, ma è arrivato in finale, l'ha giocata proprio nello stadio in cui gioca il Fenerbahce. E poi ditemi che non sono. Ditemi che non sono coincidenze queste. E a tutti quelli che volevano Dzeko out, andate a farvi fottere. Perché non ci sarà un altro attaccante come Dzeko all'FC Internazionale. Grazie di tutto a Edin. Un professore del calcio, ragazzi. Uno degli ultimi professori del calcio. Emozionante, emozionante. Anche per un romanista potrebbe essere emozionante. Una gran carriera e ora per la prima volta a giocare nella prima lega turca. Fenerbahce che non è una squadraccia, perché hanno un uomo mercato, Arda Güler, no? 18enne che ha fatto le buche quest'anno. E poi comunque è sempre una delle squadre più forti turche dopo Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Sono quelli. Vedremo come si ambienterà Dzeko, ma per un professore come lui, un po' la Mertens, diciamo, non dovrebbe essere così difficile. È difficile per noi tifosi veramente attaccati al colosso bosniaco dimenticarci di lui. Vedremo. Questo purtroppo è il calciomercato. Il calcio dà, il calcio toglie, ragazzi. Ci ha dato Dzeko e ce l'ha riportato via perché la dirigenza non ha voluto prolungare un contratto annuale. Si parlava di un anno. Un anno.
Un anno, Dzeko, 15 gol all'anno te fa. Anche con una gamba sola. Io non c'ho parole. Fatemi sapere qui sotto la posta nei commenti, io sono esausto, sono sconfitto, sono boh, allibito, tutto ciò. Iscrivetevi al canale attivando la campanella, se vi va lasciate un like, condividete il video con i vostri amici, i vostri parenti, i vostri genitori, fate quello che volete. E nulla, ci si vede stasera con Italia-Francia, prima giornata degli azzurrini all'Europeo di categoria in Romania, a Cluj, se non ricordo male. E per Tonali aspettiamo, forse domani. Bella.